diverso. Esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Con Guido Parosio e Rosalba Nattero. Buonasera a tutti, nuova puntata di Multiverso, il salotto ribelle, ormai lo chiamo così perché mi piace. E sono Rosalba Nattero e siamo in collegamento con Guido Parosio. Ciao Guido. Ciao a tutti, buona serata, ciao. Allora, ci sono sempre tantissime cose da dire, non ci mancano le cose no, da dire. No, mai. Ma iniziamo dal caso Fedez Rai, che tanto ne parlano tutti, ne parliamo anche noi. Cioè, per chi non avesse seguito, magari era sulla Luna, è tornato da poco sulla Luna. Fedez, il rapper, al concerto del 1° maggio ha dato il suo sostegno alla legge Zan contro l'omofobia, ma è stato sottoposto a censura in quanto la Rai gli ha chiesto già il giorno prima di sottoporre il suo intervento al vaglio dei dirigenti. Fedez però l'intervento lo ha fatto lo stesso, nonostante fosse stato sconsigliato, e riportando tutta una serie di frasi omofobe dette in pubblico da esponenti leghisti. Questo ha suscitato uno scalpore incredibile, ma la sera stessa poi Fedez ha pubblicato la telefonata della Rai in cui veniva consigliato vivamente di astenersi dal fare nomi. Io ho sentito la telefonata integrale, è veramente imbarazzante, perché, ma sai cos'è che mi ha imbarazzato? È il servilismo della Rai, perché erano visibilmente in difficoltà, ma nello stesso tempo faceva capire quanto un influencer con milioni di follower sui social sia forte, no? Rispetto a un artista di qualche decennio fa, mi viene in mente Dario Fo, che di certo non avrebbe avuto questa attenzione, infatti è stato censurato per 10 anni. Cacciato, infatti. Esatto. E mi ha colpito questa cosa qua. Guarda, è stata diciamo, passerà la storia più che per l'episodio, proprio passerà la storia della comunicazione, quello che è accaduto, perché io peraltro non ho mai fatto mistero di provare comunque simpatia e diciamo apprezzamento professionale per la famosa coppia Ferragni e Fede. Sì, ho notato. Perché interpretano, diciamo così, il nuovo, il futuro, sono comunque artisti nati da zero. Mamma mia, un futuro cupo. È un futuro che va interpretato. Tutte le volte che il futuro ci dice qualcosa, noi lo dobbiamo ascoltare e portarlo dalla nostra parte. Diciamo che in questo caso, allora, al di là delle affermazioni che sono incommentabili, certo, dei leghisti sull'omosessualità, perché si può avere, come noi abbiamo anche dimostrato in passato, opinioni diverse, certo, rispetto alla legge Zan, piuttosto che, però certe frasi, ma neanche nei bar di quart'ordine si possono sentire. Quindi io trovo che metterli, diciamo, pubblicamente in ridicolo sia stata comunque un'operazione anche condivisibile. Quello che è stato clamoroso è stato, come dicevi tu, il servilismo. Sì, ma sì. La cosa più sorprendente è proprio, come dire, l'ingenuità ottusa. Sì. Cioè, se tu sei un dirigente Rai, non puoi pensare che telefonando al massimo esponente italiano dei social media, esatto, minimo ti registrano. Ma infatti. Cioè, è una cosa che, fra tutte le vicende legate a questa cosa, la cosa che più mi ha stupito è stato questo atteggiamento ignorante. Sì, ignoranza e ingenuità. Sì, ingenuità clamorosa. Dopodiché è veramente brutto che nel nostro paese, all'alba del XXI secolo, ci sia ancora un ente pagato da tutti noi, esatto, come la Rai, esatto, che si permette di dare disposizione a un artista prima che parli. No, cioè, no. Non ha senso. Poi sulla legge Zan io mi sono già espressa, al momento chi aggredisce un omosessuale, un eterosessuale, un bianco, un nero, un cristiano, un buddista, un giovane, un anziano, rischia fino a 16 anni di carcere. Che bisogno c'era della legge Zan? È già così, è una legge pasticciata e tra l'altro criticata sia dalla destra che dalla sinistra, proprio perché è pasticciata. È una legge sbagliata, noi continuiamo ad aggiungere leggi quando bisognerebbe in realtà interpretare bene quelle che già ci sono, e quindi c'è già tutto, non si aggiunge nulla di più. Francamente non mi disturba né che ci sia né che non ci sia, la reputo una cosa così, se può servire, ecco, per prestare ancora maggiore attenzione
a un mondo che comunque è stato discriminato, chiaro. Può anche andarmi bene, ma pensare che, che la legge risolva, la legge non risolve, sono le teste delle persone che risolvono, sono le forze dell'ordine che risolvono. Oltretutto potrebbe essere un altro modo per limitare la libertà di espressione, perché potrebbe crearsi l'attenzione a non dire certe cose e a dirne altre, no? Quindi c'è sempre... ho trovato invece anche per come dire, parlare di apparizioni televisive più o meno, il famoso duo di cabarettisti che ha proprio puntato il dito contro le parole, che in realtà non sono un problema le parole, ma sono un problema il modo in cui le dici, certo, no? Certo. Ed è proprio così, cioè se invece si ascolta quel video si capisce proprio, no, come negro può essere una parola giusta o sbagliata, e tante altre cose possono essere, e come tu dici le cose, il contesto, la voglia di ferire, di offendere, certo. Non certo la parola di per sé non è né giusta né sbagliata. Comunque questa deriva dei social, che a me fa molto impressione, milioni di follower, lo so che tocco due tuoi beniamini, ma cosa c'entra tutto questo con l'arte? Ecco, io vorrei sapere. No, non c'entra niente. Non c'entra niente. Diciamo che, Chiara, che è la moglie di Fedez, è una professionista dei social, non canta, non recita, fa attività promozionali, pubblicità, è un'imprenditrice di alto profilo. Lui, nella sua attività professionale, come abbiamo visto anche a Sanremo, è un ragazzo che canta. Piacere di più o di meno. Diciamo che lì quello che ha sorpreso molto e che appunto andrebbe studiato come comunicazione è un po' il ticket tra i due. È chiaro che quando in una coppia lei è la grande promotrice di tutto e lui è uno che ha necessità, come tutti gli artisti, di essere promosso, cioè è chiaro che se nel vostro gruppo musicale uno fosse particolarmente amico della Ferragni, cioè evidentemente il numero di visualizzazioni aumenterebbe molto. Quindi il fatto che loro siano insieme, quella è una novità che fa pensare, poi del tutto casuale, ecco, le persone non è che si fidanzano e si sposano per lavoro, però magari anche sì. Magari anche qualche volta sì, però in questo caso è chiaro che l'accoppiata è formidabile, perché tutte le volte che lui fa qualcosa automaticamente ha un amplificatore gratuito assolutamente enorme. Ma, tornando a Dario Fo, Mistero Buffo, che tra l'altro io ho seguito e mi è piaciuto tantissimo, di Dario Fo, è stato censurato in Umbria perché offende la religione, motivo: urterebbe la sensibilità religiosa dei credenti. Il regista, che io conosco benissimo, Eugenio Allegri, un bravissimo regista, ha detto: vietare in Italia nel 2021 uno spettacolo di un premio Nobel per la letteratura è un grave campanello d'allarme per quanto riguarda la situazione culturale. Beh, anche tardivo, perché io mi ricordo che a metà degli anni 70 Mistero Buffo andò sulla Rai, in epoca in cui quando andavi sulla Rai ti vedevano 30 milioni di persone, e quindi è già stata superata questa storia qua. E anche perché poi Mistero Buffo, per tutti quelli che se lo ricordano, non è un testo anticlericale, è un testo che valorizza o critica degli aspetti, le religioni. Io ho sempre pensato, non sono né buone né cattive, anche lì dipende da come vengono messe in atto, certo. E quindi voglio dire, ci sono i Borgia e c'è San Francesco, no? Quindi ci sono delle situazioni diverse. Dario Fo ha dato la sua lettura criticando, ma appunto mi sembra paradossale che a distanza di 40 anni il risultato di questo periodo storico, censura è sempre sbagliata, da qualsiasi parte ci sia e comunque venga interpretata. Il fatto che qualcuno ti dica non puoi dire quello che pensi, ti limita la libertà di espressione, ci mancherebbe. Senti, cosa ne pensi del gioielliere di Grinzane Cavour che ha ucciso i due ladri e che adesso è indagato per omicidio colposo, eccesso di legittima difesa? Io penso, l'ho anche scritto, che sia il mio eroe in questa fase, e mi assumo le responsabilità di quello che ho scritto e di quello che ho detto, perché
Allora, non è la prima volta che accade un episodio di questo genere. Io penso che soprattutto se ti è già successo, perché chi parla e critica il gioielliere forse non ha mai avuto una pistola rivolta contro. Che infatti da lui era già successo, certo. Ecco. Quando era già successo è stata colpita al volto la moglie, la figlia immobilizzata con la fascetta di plastica. A un certo punto cosa fai se non ti puoi difendere? Ti devi poter difendere. Lo Stato qua, non voglio fare l'apologia della Lega che ha avuto gioco facile, perché poi la Lega ha gioco facile quando gli altri sono dei cialtroni, perché gli altri poi alla fine si vergognano di difendere chi deve essere difeso, non quello che è morto, spiace a tutti, ma io non entro con una pistola in un negozio per rapinarlo e quindi non mi sparano in un negozio e allora purtroppo bisogna sempre aver chiaro chi ha ragione e chi ha torto e qua la ragione era evidentemente da una parte e lui ha difeso se stesso, la sua famiglia, la sua attività. Io trovo questo assolutamente sacrosanto. È sacrosanto e oltretutto se cadi nell'incertezza di magari di porti il problema, poi cosa succederà dopo? Ti ammazzano, no? No, non puoi, perché se non puoi. Ecco, sono delle situazioni nelle quali tu, pur dispiacendoti di un evento, non puoi dire sono contento. No, nessuno è stato contento, però non puoi esimerti da dire che ci sono delle situazioni dove il torto e la ragione sono talmente lampanti e talmente evidenti vanno proprio espresse, cioè questa persona è lui che in questo momento va protetto, va tutelato, spero che come in tanti altri casi non tutto abbiano poi... Tutto cada nel nulla, certo. Allora devo interrompere un attimo per la pubblicità. Radio Dreamland. Share the vision. Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Torniamo a noi. Tu sei reduce da un bellissimo viaggio, visto le immagini. Sulle Dolomiti. Sulle Dolomiti. Ma hai incontrato per caso dei lupi e degli orsi? Allora, ma guarda, domanda preparata, perché mi hai preparata. Sì. Allora, spero di non litigare con te, però. No, assolutamente. No, due incontri, ecco. Diciamo, uno formidabile dal punto di vista umano, che è stato con un personaggio, invito tutti a prendersi il nome e andarlo a cercare online, si chiama Michael Wachtler, è chiaramente di origine altoatesina. Questo signore ha un bellissimo museo privato a San Candido sui fossili e sulla storia delle Dolomiti, che lui ha scoperto essere originariamente delle barriere coralline. Lui ha scoperto che i primi segni di vita legati ai dinosauri in Europa forse erano lì. Ha fatto un museo stupendo, tutto privato, un eroe per i locali. E naturalmente lo Stato si è accanito contro di lui, gli hanno sequestrato ben 5.000 pezzi della sua collezione e non glieli restituiranno mai più. È stato condannato a un anno di carcere. Ma perché? Perché semplicemente lui, per diciamo mantenere il proprio lavoro e la propria attività, e peraltro questo museo splendido che lui sotto Natale lascia 2 mesi completamente gratuito, aveva anche commercializzato e utilizzato alcune di queste pietre che lui vendeva. Questo gli è valsa la ingiunzione di sequestro di 5.000 pezzi meravigliosi, che naturalmente sono finiti nel museo di Trento e di Bolzano, nascosti nelle cantine, quindi forse non li
li vedrà mai nessuno, mentre lui invece ha questo museo che è splendido, è un elogio della natura, certo, in tutte le sue forme. Quindi quelli sono spariti per la visione di tutti, anche se il museo resta meraviglioso e invito tutti ad andarlo a vedere, ma invito soprattutto tutti a riflettere su questa storia, cioè chi fa della ricerca indipendente, esatto, chi non chiede soldi allo Stato, questo ha avuto copertine su Nature, sulle più importanti riviste del mondo, e ha guadagnato un anno di carcere per questa sua attività. Quindi purtroppo c'è sempre da temere, diciamo, la memoria alta, anzi magari fare una call telefonica in una delle prossime trasmissioni con lui. Dai, potrebbe essere volentierissimo. Una bella storia da proporre ai nostri ascoltatori. La raccontiamo, certo, volentieri. Sui lupi devo dire, io non li ho visti, ho visto purtroppo, e anche in questo caso si può vedere sui social, se voi cercate lago di Misurina, lupo, c'è un video terribile filmato da un automobilista che ha inseguito per chilometri sulla strada i lupi, cercando sostanzialmente di metterli sotto. Sì, conosco questa storia purtroppo. Vantandosi, tra l'altro lui è il fratellastro di Christian Ghedina, quindi un personaggio anche noto in valle, e questa cosa qua ha diviso molto gli abitanti, anche perché la montagna, e quella è una montagna molto bella e ancora molto selvaggia, si sta ripopolando di specie che per tanti anni non ci sono stati più. I lupi erano per 100 anni estinti, oggi sono molto presenti, e passa anche qualche orso, e purtroppo l'uomo in questi casi si fa cogliere completamente impreparato. Tu perché sai, è chiaro che sai che mi inviti a nozze su questi discorsi, perché noi lo so, la mia associazione difende i lupi, difende gli orsi, e è assurdo che prima si faccia di tutto per farli tornare e poi poi si prende a fucilate, esatto. Ma nello stesso tempo lì manca proprio, io me ne sono accorto parlando anche con quelli che erano critici nei confronti dei lupi, io sono un lupo entusiasta come te, però posso capire un pastore, posso capire chi vive lì, che deve affrontare una situazione anche però, in attesa. Però c'è da dire che i lupi, a parte che non aggrediscono l'uomo, i lupi aggrediscono i cinghiali, e quindi i pastori dovrebbero essere anche contenti quando... No, i lupi aggrediscono, i lupi sono delle macchine perfette, aggrediscono quello, giustamente, quello che devono aggredire per sopravvivere, e chiaramente il problema per la pastorizia c'è, ma il problema per la pastorizia non si risolve a fucilate. Non si risolve così, e oltretutto si potrebbe, ci sono tutta una serie di sistemi che noi abbiamo anche consigliato, tipo recinzioni, eccetera. Semplicemente non c'è la voglia, perché... Non c'è la voglia, e lì però deve anche intervenire lo Stato, perché chiaro, ci sono fondi per ogni possibile cazzata, fondi per proteggere le greggi, per proteggere la sicurezza di chi lavora in montagna, eccetera, eccetera, ci dovrebbero essere, non sarebbero neanche fondi ingenti. Tra l'altro, io facevo notare con loro che la presenza del lupo nelle montagne è anche un richiamo turistico, naturalistico, perché è bello che ci siano, però bisogna creare le condizioni. Lì è l'uomo che sbaglia, e purtroppo sbaglia tanto l'amministrazione nel non dare sicurezza né agli uni né agli altri. È proprio così. Allora, vedo che non abbiamo litigato, e siamo anche d'accordo su questo, anche per, per gli orsi, per poveri orsi. L'orso è ancora peggio, perché oramai si è passati da un regime di libertà imposta a un regime carcerario, in Trentino, dove il povero orso portato dalla Slovenia adesso lo dobbiamo tenere in uno zoo, perché è chiaro che l'orso, anche lì è una questione di cultura, bisogna preparare le persone, non è che puoi pensare che l'orso è un peluche, se vai vicino all'orso che c'hai i cuccioli e l'orso fa il lavoro dell'orso. Chiaro, ovvio. Allora, l'origine della pandemia, c'è stato un documentario su Rai 3, e non è BioBlu, è Rai 3, non è Controinformazione, che descrive un'inchiesta sulle origini della pandemia, perché si è conclusa da poco a Wuhan in Cina l'inchiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle origini della pandemia. Allora, hanno dichiarato che il povero pangolino e il povero pipistrello sono innocenti, no? Ecco. E c'è tutto un servizio che dura parecchio, ma è molto interessante, tra l'altro. L'hanno mandato di notte, ovviamente, perché queste cose le mandano di notte, poi non essendoci nessun risalto, nessuno
se ne accorge nemmeno, no? Che passino queste informazioni. Però è sempre più, diciamo, sottolineato il fatto che potrebbe essere una fuga dal laboratorio di Wuhan, cosa che era già stata detta proprio da Rai 3 su Leonardo nel 2015 addirittura. Quindi queste origini della pandemia sono tuttora sconosciute e è difficile riuscire a reperire delle fonti, perché qui si affaccia il problema anche dell'informazione: come reperire fonti sicure, come avere accesso alla conoscenza senza pregiudizi ideologici. Questo è un bel problema, no? È un problema enorme, anche perché poi, voglio dire, in questo caso qua parliamo della Cina, e quindi non è esattamente un paese dove è facile, sì, avere informazioni corrette su tutto. Quindi figurarsi su un problema come questo, che è già scientificamente molto complesso, e in più dove forse qualche colpa in un modo o nell'altro c'è. Io penso che una lezione che forse dovremmo imparare da questa vicenda allora, le malattie nuove sono sempre arrivate, se no non ci sarebbero state le pestilenze, non ci sarebbe stata la spagnola, e lì nulla era stato creato in laboratorio. Però la storia ci dovrebbe insegnare che le malattie vanno immaginate, previste e contenute, perché se si riescono a mettere in campo i provvedimenti giusti, possono nascere, ma possono anche non essere così disastrose. Esatto. come abbiamo visto. Esatto. Temo che adesso questa concentrazione il problema non è ora, io immagino, spero, mi auguro, andiamo verso l'esperimento di questa fase drammatica. Me lo auguro anch'io, però mi sembra sempre peggio, perché siamo messi peggio dell'anno scorso, secondo me. Ma allora, i numeri... Dopo un anno di restrizioni... sembrerebbe che siamo ancora alle restrizioni. In realtà adesso i numeri migliorano, le restrizioni anche. Bisognerà vedere, perché poi c'è una tale potenzialità... proprio di ribellione delle persone, sì, ma anche nelle sue forme più semplici. Abbiamo visto i festeggiamenti per l'Inter che ha vinto lo scudetto, sì, no, ecco, quando scendono in campo 30.000 persone in città, allora qualsiasi norma in questo momento è così un foglio di carta velina. Ma vogliamo essere ottimisti. Il problema però è che abbiamo capito che cosa può capitare, e a questo punto il mondo è pieno di laboratori, il mondo è pieno di gente che lavora bene o male sui virus, che lavora bene o male sui vaccini, e serve una strategia, perché questa volta adesso dire che è andata bene è una parola grossa, però abbiamo affrontato un virus meno grave di altri, non era la peste, non era la spagnola che ha ucciso 8 milioni di persone, no? Cioè, la maggior parte di chi ha fatto il Covid ha fatto quasi nulla, quindi è stata una cosa, come dire, molto contenuta, su numeri enormi, ma molto contenuta, e sono i numeri enormi che devono far capire. Prova a pensare, Rosalba, se un virus più aggressivo avesse la stessa diffusione. Certo. Può essere la fine dell'umanità, come la intendiamo noi. È vero. Però c'è un'altra cosa che non capisco: il plasma, perché non viene usato? Ci sono eminenti scienziati di tutte le... non italiani, che dicono che col plasma si può, se preso in tempo, si può curare benissimo il Covid. Tutti i nostri virologi lì sono d'accordo nel dire no, non serve a niente. Ma perché? Perché? Allora, in realtà per le informazioni, poi sempre di difficile avere, che sono riuscito ad ottenere io, allora, il plasma è certamente una cura efficace, non è una cura efficace sempre, ma d'altra parte quale cura efficace? Però non ci provano nemmeno, oltretutto è molto laboriosa, perché è tutto un discorso fatto sul plasma, sui donatori, cioè vai a toccare, già abbiamo visto il tasto vaccini, che era molto più semplice, perché per adesso tutti parlano di plasma, ma quando poi ti spiegano che cosa dovresti fare,
su milioni di soggetti, il problema può diventare anche più spinoso, la manipolazione genetica, la manipolazione, sì, del sangue. Mi insospettisce un po' quando i virologi, che di solito si danno botte da orbi, sono tutti concordi su Io spero che spariscano, cosa. Perché spero che spariscano, di non sentirne parlare più, perché adesso poi stanno tentando in tutte le maniere di incutere ancora timore su ipotetiche ondate estive, esatto, cose prive esatto. di qualsiasi. Lì, ma io l'ho già detto con te, lo ripeto, quella gente che ha paura di perdere una posizione di prestigio, certo, e di visibilità. Di visibilità e anche di finito soldi, perché il virus, 7.000 esatto. euro a comparsata. Esatto, quindi finito il virus, spariti loro, tornano nei loro laboratori, esatto, con le provette, forse non sono tanto contenti. No. Ecco, quindi. Senti, io vado avanti perché tanto sforiamo anche stavolta. La cancel culture ha fatto scalpore una studiosa che sul New York Times ha definito Napoleone il più grande tiranno, un'icona della supremazia bianca, perché c'è da chiedersi, finirà anche Napoleone sotto la scure della cancel culture? In effetti c'è chi ha detto che la cultura della cancellazione può diventare la cancellazione della cultura se non è fermata in tempo. È proprio così, poi francamente Napoleone, cioè, non può aver avuto come tutti i condottieri e gli imperatori i suoi limiti, ma certo non me lo vedo come, anzi non era razzista, perché lui esatto. arruolava nel suo esercito francese, l'inizio dell'esercito francese multietnico è iniziato proprio con Napoleone. Sai, la storia, io mi auguro che la cancel culture sia superata da un modo di vedere la storia in maniera in una maniera dove prevalga il confronto, sì, tra storie diverse. Sarebbe perché, bello, sarebbe bellissimo. Perché è quello che invece dovremmo imparare. Guarda, io l'ho visto proprio i giorni scorsi nelle Dolomiti, che sono state luogo di battaglie memorabili nella Prima Guerra Mondiale, con centinaia di migliaia di morti che combattevano sulla punta delle montagne, in situazioni ambientali tremende. E per noi la Prima Guerra Mondiale, da italiani che l'hanno vinta, era la vittoria contro gli austriaci cattivi, e così abbiamo liberato le nostre regioni che erano oppresse. Per loro la storia, è anche per un altoatesino tedesco che vive in Italia oggi, è un'altra storia, perché per loro il Tirolo e il Trentino facevano parte di un impero multietnico dove tutti erano contenti, e gli italiani in quelle zone lì vivevano bene, esattamente come vivevano i tedeschi, quindi noi siamo stati cattivi e gli invasori. Però ce l'hanno un po' con gli italiani, questi altoatesini. Gli abbiamo loro hanno perso una guerra e gli abbiamo cambiato la storia. E giustamente, come in altri casi succede, la storia alla fine la scrive sempre chi ha vinto. Certo. Quindi noi abbiamo vinto la guerra e di storia ce n'è una sola. Certo. Io ho preso e ho letto dei libri sul posto e ho detto, beh, sarebbe interessante che oggi, a distanza di 100 anni, di tanto tempo, si riscrivesse un po' la storia da tutte e due le parti. Perché anche nella Seconda Guerra Mondiale c'è chi ha vinto e chi ha perso, e chi ha perso è diventato il demonio. Abbiamo così, chiaro. La storia, la bella storia non dovrebbe cancellare quella che si è affermata, dovrebbe mettere a confronto quella che si è affermata con l'altra. Ma allora sarebbe, sì, che troppo bello, sarebbe bello, molto affascinante, certo, molto illuminante, certo, e veramente pacificatorio, certo. Non semplicemente dire a un negro non ti chiamo più negro, perché quello non risolve niente, non risolve la storia delle popolazioni. Senti, due parole sulla loggia Ungheria, la loggia coperta, una sorta di loggia che per qualcuno ricorda la P2 e che cerca di condizionare le nomine e la vita giudiziaria e politica italiana. Proprio due parole, cosa ne pensi? Che ci sono sempre state anche lì, cioè non è che sai che novità, sì, cioè, certo. La massoneria è stata il demone per ciascuno, per altri col Risorgimento ha portato all'Unità d'Italia, sì. Cioè, quando tu vuoi fare qualcosa e vuoi ottenere dei risultati, ti chiudi anche in te stesso, no? Fai una setta, fai poi una ci loggia, sono distinzioni, magari la P2 ad esempio è disconosciuta da, io ho conosciuto massoni illuminati, davvero persone splendide, però non riconoscono la P2, così come probabilmente prenderanno le distanze anche da questa loggia.
E poi forse se andassimo a leggere bene bene che cosa ha fatto la P2 e lo guardassimo con un po' di distacco storico, anche qua io diffido sempre, sì, quello è buono, quello è cattivo, certamente il sistema delle logge e il sistema delle società segrete, cioè, è stato un cammino parallelo dell'umanità che ha portato a cose terribili anche a cose molto buone. Ma assolutamente d'accordo, del resto ne è un esempio proprio le società iniziatiche dei nativi che hanno mantenuto la loro cultura proprio perché si sono riparate e si sono chiuse, no? Se no come assolutamente facevano? Assolutamente sì, ma gli stesse le religioni afroamericane dove le divinità dell'Africa venivano sovrapposte con quelle cristiane per poter continuare a vivere. Infatti. L'uomo, ma come anche gli animali, l'animale quando ha paura si infila forza nella sua tana, si nasconde. Protegge la sua cultura in qualche modo. Protegge, perché tu puoi proteggerti al mondo solo in due modi, o attaccando o nascondendoti. È vero. L'importante è che devi capire bene quale dei due devi fare. Va bene, io credo che abbiamo sforato alla grande anche stavolta, ma è sempre piacevole, dai. Assolutamente, spero di sì anche per chi ci ascolta. Ma secondo me sì, abbiamo tanti messaggi di continuate così. Non so se sia un bene ad avere sempre tanti stimoli. Noi ci divertiamo a parlarne, però c'è anche sempre tanta carne al fuoco. E questo sì, è vero, purtroppo, però noi ci divertiamo intanto. Assolutamente. Allora, chiudiamo qui questa puntata, rimanete collegati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nattero e Guido Barosio. Ciao a tutti. Ciao.